Ciao a tutti e benvenuti in questo video unboxing. Finalmente è arrivato il pacco da Amp. Ta-tan! Che aspettavo da qualche giorno. Non ho ancora aperto, spero che ci sia tutto. Spero di non fare la fine del video dell'unboxing, quello della tazza da tè, perché mi mancava il libro e sono stata delusissima, quindi spero che ci sia tutto. Non ho ricevuto messaggi in merito al fatto che qualche prodotto non c'era. Scusate, sto facendo casino mentre parlo, ma non vedo l'ora di aprirlo. Sto cercando di tenere integro lo scotch, ma si è già rotto. Vabbè, niente, verrà tagliato barbaramente. Ok, sono due. Niente, faccio prima scassare tutto. Ok, pacco aperto. Come vedete ho lo sfondo adatto, che è la bandiera della Amp. Vediamo se c'è tutto. Allora, qua c'è la mia nota. Ok, dovrebbe esserci tutto. Allora, dentro c'è questo adesivo, il regalo, e vi mostro un po' quello che ho comprato. Allora, il tutto è partito da questo, che era tipo in sconto del 44%. E come ora vedrete, e spero che vada bene, un vestito Tardis che costava tipo 90 euro ed era in sconto a 50. E dato che ultimamente faccio sempre il cosplay un po' sfigato, come sono soliti i miei cosplay del Tardis, ho deciso che era il caso di acquistarlo visto che c'era questa super offerta. Ta-tan! Questo qui è tutto il vestito, che a occhio spero mi vada bene, lo spero, se no penso di poterlo restituire. Vorrei farvi vedere la stoffa che ha il Tardis con i Dalek. E quindi questa è stata la prima cosa, cioè la cosa per cui ho fatto l'ordine. Poi, già che c'ero, visto che nelle fiere è un Funko Pop, nelle fiere costava di più quando sono andata, e qui no, cioè costava almeno più in fiera, insomma. Ho deciso di acquistarlo. In realtà avrei voluto prendere anche il pop di Doctor Who del dodicesimo dottore con la chitarra, ma era esaurito, allora ho preso solo questo. Ta-da! Il mio primo pop. Questa è un po' colpa di Rachele e di tutti gli altri nel gruppo che sono matti per i Funko Pop. Io all'inizio non è che ne andassi matta, però a furia di vederli ha iniziato a piacermi, e poi scusate, cioè quello di Lemmy, non potevo non prenderlo. Adesso vedo se riesco a tirarlo fuori dalla confezione senza distruggere nulla. Allora, sul sito dell'Amp c'è quello esclusivo che mi ispirava molto, che è simile ma tutto dorato. Solo che poi ho pensato che quello tutto dorato dopo un po' mi avrebbe stancata, e soprattutto non si vedeva tipo il tatuaggio che invece questo ha, ed è fatto molto meglio. Questo ha anche gli occhi un po' più chiusi, se così possiamo dire, mentre l'altro ha proprio gli occhi normali, ed è il pop di Lemmy con i suoi porri. Bene, ora lo rimetto via tipo reliquia, perché posto. E poi, dato che mancava poco per arrivare alle spese di spedizione gratis, visto che c'è un'altra cosa in offerta, ho comprato anche altre due cose, perché non trovavo una cosa sola che costasse
il giusto per avere le sue descrizioni, costavano tutte meno e allora ne ho prese due. Ho preso questa, oddio, cosa ho perso? Ah, il gel qua. Ho preso questa della Urban Classics, che non so se si capisce cos'è. È una gonna fatta così, come potete vedere, tagliata storta sotto. E questa maglietta, non vedo l'ora di provare tutte queste cose e soprattutto spero che mi vada tutto bene, perché altrimenti piango tantissimo, non potete capire. Oddio, il sacchetto è tipo, l'ho dovuto squartare molto bene. Questa marca Black Premium by Hemp, ed è una canottiera normale davanti, era abbastanza lunga, e dietro è così, è tipo aperta e ha questa stoffa con i teschietti e il sangue, molto molto true metal blood eccetera. Quindi niente, queste sono le cose. Ora vado a provarle, non so se riuscirò a farvi un video di io che indosso le cose, non so neanche se me ne frega qualcosa, e vi dico più o meno come sono, se mi vanno bene, se mi piacciono eccetera, e probabilmente farò delle foto che aggiungerò. Questo è l'abito TARDIS. Come potete vedere ha anche le tasche e poi ha la sottogonna tulle. Queste invece sono la maglietta e la gonna. Rieccomi qui, ora avreste dovuto vedere tutti i vestiti provati. Fortunatamente mi va tutto benissimo, però ho trovato all'interno del pacco questo modulo che serve appunto in caso di resi, cioè tipo per taglia errata, non ti piace l'articolo, ti aspettavi una qualità superiore, articolo danneggiato, rotto, materiale difettato, articolo ordinato erroneamente, articolo spedito erroneamente, articolo differente dalla descrizione in catalogo web. E qui c'è il modulino comodo per fare il reso eventualmente. Oddio, sono diventata tutta scura. Bene, detto questo, io vi ho già mostrato tutto e niente. I prezzi, non vi ho detto i prezzi. Sì, allora praticamente l'abito l'ho pagato 50 euro, quindi il pop in fiera costava 16 e qui l'ho pagato 13 euro, 12,99. L'abito era 49,99, la gonna l'ho pagata 9,99 e la maglietta l'ho pagata 7,99, per un totale di 80,96 euro, che sono stati una botta quando li ho visto. Oh mio Dio, quanti soldi sto spendendo! Però in realtà non sono poi così tanti, insomma, cioè il vestito, solo il vestito ne costava di più, perché costava 89,99 solo il vestito, per cui ho preso il vestito da 90 euro più altri 3 articoli, quindi è stato un affare. Niente, fatemi sapere se anche voi avete acquistato qualcosa o se avete intenzione di acquistare qualcosa da Hemp, e niente, un bacio alla prossima, ciao!